La pasta di casa è un piatto che, insomma, è in tutte le nostre case. Ancora ad oggi c'è più di qualcuno ha la fortuna di avere mamma, sorella, nonna, zia che prepara ancora la pasta di casa. Un momento emozionante quando siamo rientrati a Potenza che ci aspettava tutta la città. Ciao Vito, un saluto agli amici di Italia Football Club da Peppe Lo Laico. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. Ciao Italia! Oggi percorriamo una strada dell'Italia antica, anzi la regina delle strade, come la consideravano i romani, la Via Appia, il collegamento principale con Brundisium, Brindisi, dove si trova il porto dal quale partono le navi dirette in Grecia, in Oriente e, ai tempi delle crociate, in Terra Santa. Una delle più grandi opere di ingegneria civile al mondo, attraversa Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Sul percorso si trova un posto dove si allenano gli aurighi, gli uomini che guidano i carri da guerra nell'antica Grecia o le bighe nell'antica Roma. La triga è trainata da tre cavalli e dal latino trigarium dovrebbe derivare il nome Tricarico, comune della Basilicata in provincia di Matera. A Tricarico è nato Giuseppe Lo Laico, terzino che conosce il calcio professionistico a Potenza. In realtà i miei genitori vivevano a Potenza, poi per questioni meramente personali e familiari mia mamma ha deciso di partorire a Tricarico. Lo Laico gioca il suo primo vero campionato a Potenza, 20 presenze e 2 reti in Serie D, prima di trasferirsi al nord, Vercelli e Pizzighettone, dove conquista la C1 e poi il ritorno in rossoblù, una maglia importante e particolare. Troppo scontato direi il leone. La maglia rossoblu per me ha tanto di particolare, è qualcosa che ho tatuata sulla pelle, è una maglia a cui sono tanto legato. Gli anni trascorsi lontano da Potenza sono serviti a crescere, esperienze importanti per diventare uno dei punti di riferimento nella stagione del ritorno. Lo Laico è nella squadra promossa in C1 nel 2007. Terzo posto al termine della stagione regolare, doppio pareggio con il Gela prima della finale con il Benevento. Nella gara di andata il Potenza vince 1-0 con gol di Pignalosa. In quella di ritorno Delgado pareggia nei tempi supplementari la rete di Clemente. La squadra di Pasquale Arleo, subentrato a Francesco Dellisanti alla 24esima giornata, sale di categoria. Il momento più bello sicuramente è il giorno della vittoria campionato, quindi finale playoff di Serie C2 a Benevento. Ricordo sicuramente il momento emozionante quando siamo rientrati a Potenza che ci aspettava tutta la città riversata nello stadio Viviani ed è stato un momento bellissimo. L'abbraccio con i miei genitori. Quando mio padre e mia mamma insomma, mi abbracciarono e vidi nei loro occhi l'orgoglio di essere genitore e l'orgoglio di avere, insomma, che il proprio figlio abbia vissuto un momento bellissimo e particolare per la città. Pergo Crema, Francavilla e Vico Equense, per qualche mese, precedono la terza esperienza di Lo Laico a Potenza, dove dal 2014 al 2016 indossa la fascia di capitano. Ma sicuramente è motivo di grande orgoglio, allo stesso tempo ha rappresentato e rappresenta ancora motivo di grande responsabilità. Bisogna essere l'esempio da capitano, bisogna essere l'esempio, per cui non bisogna mai sottovalutare nulla e insomma mai lasciare nulla di intentato e nulla al caso. Sono gli anni in cui un'altra squadra della Basilicata si prepara al grande salto fra i professionisti. Il Picerno vince la Coppa Italia Dilettanti Basilicata nel 2014 e il campionato di eccellenza l'anno dopo. Il capitano del Potenza chiude qui la carriera di calciatore e arriva anche a giocare il derby nei panni dell'ex. Ma come tutti i derby è sicuramente una partita particolare. E per me, ovviamente da ex, è un motivo in più di emozione. Sono stato benissimo. Mi hanno ospitato da subito in maniera egregia e il popolo picernese è sicuramente un popolo lucano, poi d'altronde, dove fa dell'accoglienza e della gentilezza, dell'educazione la condizione sine qua non. La squadra di Picerno, fondata nel 1973, raggiunge il calcio professionistico nel 2019. In 46 anni di vita, quella nata come una polisportiva del marmo Melandro, luogo storico della Basilicata, con paesi caratteristici di pietra, in mezzo all'Appennino meridionale, arriva in Serie C.
riflettori sportivi puntati sulla nuova zona della provincia di Potenza, che fanno luce anche sulla storia del territorio. La torre medievale, costruita per sfuggire all'esercito di Annibale nella seconda guerra punica, si trova nello stemma della Zeta Picerno. Quelle maglie rosso-blu sono sinonimo di appartenenza e orgoglio. È vissuto in modo sereno, tranquillo, la città segue, il paese segue, è un motivo sociale importantissimo. La serenità in cui vivono i calciatori, la società è la società molto solida e importante. Il gusto dello sport. A Picerno penso alla salsiccia, indimenticabile, buonissima, in realtà i salumi in genere. Se penso alla Lucania, alla provincia, penso al peperone crusco. Stracinato mollicato con un buon aglianico, e questo è sicuramente il piatto tipico potentino. In un solo piatto si riassume tutto il gusto della regione. Lo strascinato, tipo di pasta fatta a mano, si condisce con mollica di pane tostata e oro rosso di Basilicata, il peperone crusco IGP di Senise. Quando vengono le persone da fuori, ma soprattutto anche noi lo mangiamo, è quello più richiesto. Di solito fatto con la pasta di casa, gli strascinati, sicuramente con la pasta di casa, o con gli strascinati o con i fusilli. E viene fatto con questa mollica di pane che viene soffritta in padella, il pane raffermo, e dopodiché si aggiunge appunto strascinati o fusilli. Nel mio caso facciamo spesso gli strascinati saltati e poi con l'aggiunta dei peperoni cruschi, che è il nostro piatto forte, diciamo, di venta. Michele Greco, nel suo locale di Potenza, porta avanti una tradizione di famiglia. La pasta di casa è un piatto che insomma è in tutte le nostre case, ancora ad oggi c'è più di qualcuno ha la fortuna di avere mamma, sorella, nonna, zia che prepara ancora la pasta di casa e quindi ha la fortuna di mangiarlo. Noi nel nostro piccolo, nel mio locale, abbiamo una signora che lavora con me già da tanti anni e ce la prepara ancora nel vecchio modo, diciamo, quindi la preparazione classica, appunto, è caratteristica è deve essere prima di tutto la pasta di casa fatta bene, quindi callosa, a molti piace appunto nel mio locale proprio perché rimane così, e poi mangiata con mollica di pane e peperoni cruschi, per chi non l'ha mangiata, anzi vi invito a venire a provarla. Ciao Vito, un saluto agli amici di Italian Football Club. Salutiamo Potenza, Picerno e la Basilicata. Riprendiamo la via Appia e ripartiamo verso una nuova città per giocare. Ciao Italia, ci sentiamo in giro. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello.